Presidente, oggi qui a Rieti si è parlato di progetti concreti, addirittura 650 milioni dell'ANAS per la Salaria, 2 miliardi di euro e oltre per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, dicendo che non sono promesse ma progetti concreti. È soddisfatto e cosa è previsto per le Marche in questo progetto così ampio presentato oggi anche dal Ministro Del Rio? E sulla parte stradale, il potenziamento della Salaria. La Salaria è il collegamento naturale fra l'area di Ascoli Piceno e Roma, passando per Rieti. Quindi è evidente che un potenziamento così significativo, una riqualificazione della Salaria, interessa le Marche, interessa la parte più colpita dal terremoto, perché attraverso le strade poi passano le opportunità, servono alle imprese, servono al turismo, servono all'economia del luogo, l'economia è il primo welfare, e riuscire a vedere dopo tanti anni la Salaria che torna ad avere contenuti importanti in termini di collegamento, tempi più stretti, maggiore sicurezza, perché gli investimenti riguardano tutti gli aspetti della vita di questa strada, è molto importante. Per le Marche nello specifico il tratto che viene affrontato è quello fra Acquasanta ed Arquata, che è la parte più bisognosa di interventi attraverso gallerie, attraverso rettificazioni di curve eccetera, poter arrivare a sciogliere questo nodo in modo che anche la parte marchigiana sia perfettamente allineata con quello che si vuol fare nel resto della struttura. Le ferrovie riguardano più Rieti, Roma, altre parti, però è evidente che anche qui c'è un seme importante, c'è l'idea che le aree interne hanno bisogno di ferro. Speriamo che attraverso questa filosofia poi possano arrivare investimenti anche per le Marche. Intanto, oltre ai progetti, oggi pomeriggio verrà inaugurato un tratto della Valnerina, una riapertura provvisoria. Riaperta provvisoriamente, a senso unico alternato, su alcune ore, ma è lo stesso un bel segnale, perché la chiusura di quella strada chiude un collegamento vitale e naturale che c'è fra l'area umbra e quella marchigiana, che parla di turismo, di opportunità economiche molto importanti, persone che lavorano da una parte all'altra di questo territorio. Quindi anche questo piccolo segnale, questa riapertura parziale è veramente molto significativa. Poi ovviamente tutto sarà ancora meglio e più significativo quando si andrà a riaprire definitivamente la strada a doppio senso tutte le ore del giorno. Ma questa prima apertura, questo primo passaggio è comunque un fatto molto significativo, molto atteso dai cittadini.